Buonasera e bentornati a Pole Position. Questa sera in Pole Position con noi Zanette a parlarcene, Michela Lovison e Giampiero Casagrande, a cui do il benvenuto. Buonasera. Buonasera. Rispettivamente Export Manager e responsabile ricerca e sviluppo. Partiamo subito da Michela, di questa azienda qua, insomma, che conosce tutto, la storia, perché nasce nel 1954 grazie alla sua famiglia. Voi rappresentate la terza generazione. E grazie a sua mamma poi, insomma, questa azienda si è sviluppata nel tempo con quel tocco di originalità e di inventiva che abbiamo noi donne, vero? Esattamente. Sì, Zanette nasce nel 1954 come un'azienda leader nel mercato del calcestruzzo, delle pareti di rivestimento. Oltre 60 anni di storia, dove nostra madre portò un tocco innovativo e femminile in un mondo che è quello dell'edilizia, che è tradizionalmente maschile. L'attenzione alla creatività e al design made in Italy sono gli elementi che io e i miei collaboratori abbiamo voluto portare alle grandi performance che i nostri prodotti di rivestimento hanno e possono dare. Io volevo subito rivolgere una domanda a Giampiero, visto che Michela ha parlato di tocco femminile, vi considerate l'atelier del calcestruzzo? E già questo, insomma, la dice lunga. In che senso? Ce lo spieghi meglio. Ma nel senso che proprio per stare al passo con i tempi abbiamo dovuto creare in azienda un posto, dei luoghi dove il progettista, il committente può venire da noi e scegliere, valutare, verificare, toccare con mano i prodotti naturali e vedere il progetto che si svilupperà, facendo appunto dei test in maniera molto serena e tranquilla. Quindi abbiamo appunto creato questo luogo e questo atelier per cucire questo vestito proprio sul progetto. E a proposito di questo, visto che parliamo di questo atelier, dove possiamo trovarvi? Ma noi siamo presenti, abbiamo tre stabilimenti in provincia di Pordenone e tre realtà anche di rivendite nel Triveneto, ma siamo anche presenti nel mondo, perché abbiamo una realtà in Spagna, una in Brasile e una in Kuwait. Però quello che ci tenete a sottolineare è che il prodotto è made in Italy. Assolutamente sì, tutto viene svolto in Italia con la qualità italiana, con la ricerca italiana, con proprio il made in Italy, che vuol dire qualità e sicurezza. A proposito di qualità, avete una particolare attenzione chiaramente anche all'ecosostenibilità. Assolutamente sì. Oggi molto molto attenti, utilizziamo questi prodotti assolutamente naturali che possono essere riciclati totalmente per far parte di quel concetto che è proprio del green building. Michela, io so che lei ci tiene a farci anche degli esempi di cose che avete realizzato, so di Albania, di cose, so anche dei nomi importanti, Mattarella, Renzo Piano, dico bene? Esattamente, diciamo che il nostro prodotto, con il nostro prodotto abbiamo avuto l'opportunità di andare in vari stati con importanti progetti, come per esempio la Green Tower in Tirana, in Albania, un quartiere residenziale in Svizzera, il quartiere delle Tang, il Conservatoire d'Antibes, il conservatorio di musica in Francia. E in fase di ultimazione ora stiamo fornendo anche i nostri prodotti alla Spiral Tower di New York, che è un progetto ideato dallo studio Big e sviluppato dalla Tishman Spire, che ci rende molto orgogliosi. Oltre a questo anche la riqualificazione del Politecnico di Milano, che è un progetto donato da Renzo Piano, col quale con i progettisti e con l'architetto abbiamo studiato sin dall'inizio, quindi un progetto e dei prodotti sartoriali made in Italy e che si adattano al progetto che aveva in mente l'architetto, che ci rende veramente molto orgogliosi della nostra realtà. Giampiero, continuiamo a tenere diciamo, gli occhi puntati sull'innovazione, su questi nuovi materiali. Che cosa ci può dire appunto a riguardo, come obiettivi futuri? Sì, gli obiettivi futuri sono molti, molteplici, perché noi, trattando molto bene i calcestruzzi, siamo passati a dei calcestruzzi iperperformanti, quindi molto resistenti, leggeri,
e con lunga durabilità nel tempo, ma soprattutto siamo rivolti verso un cambiamento delle costruzioni dove tutto viene fatto sia per i nuovi ma anche per i vecchi edifici con un sistema di parete ventilata per isolare, per riqualificare e inquinare sempre meno. Abbiamo appunto questo concept di parete ventilata che con elementi 2D e anche 3D riusciamo veramente ad ottenere delle belle, dei bei progetti. Quali caratteristiche tecniche hanno questi nuovi materiali di cui mi ha appena parlato? Sì, questo UHPC che è nient'altro che un Ultra High Performance Concrete, un calcestruzzo iperresistente, oltre alla parola iperresistente che è 5 volte più, diciamo, performante di un calcestruzzo normale, riesce ad essere un materiale ignifugo, duraturo nel tempo, leggero e con grandi formati, personalizzando colori e finiture come il progettista richiede. Replichiamo fedelmente roccia, matrici in legno e tutto quello che proprio vuole essere proprio inserito nel progetto. Addirittura riusciamo a fare anche delle fotografie sia in 2D che in 3D. Veramente i nostri edifici non passano inosservati. Mi sembra giusto. Perché scegliere Zannette, Michela? Per l'affidabilità di un'azienda che è presente nel mercato da tanti anni, un'azienda familiare che quindi dà sicurezza. Siamo molto flessibili per la personalizzazione dei nostri progetti, riusciamo anche a garantire in tempistiche ridotte il risultato. E siete 150 in azienda, come è strutturata l'azienda? Visto che abbiamo parlato di vostra madre che insomma è stata importante e fondamentale anche per la crescita e lo sviluppo appunto di questa azienda. Sì, è un'azienda comunque giovane perché siamo sia la terza generazione ma ci consideriamo la quarta generazione per le differenze di età che abbiamo anche tra fratelli, però con l'inserimento costante di nuove persone, figure importanti, professionali, ma anche molte donne in azienda, quindi che riescono a dare veramente in questo mondo maschile, come diceva Michela prima, un tocco diverso, un tocco veramente che rimane nel tempo. Portare avanti la femminilità. Sì, insomma, anche entrare in azienda da noi è come entrare nel salotto di casa, perché io ho visitato tante aziende di prefabbricati, di costruzione, che fanno fatica ad essere pulite, ordinate. Da noi c'è questo tocco femminile, proprio che porta l'ordine. Modestamente ci prendiamo i giusti meriti. Io ringrazio Giampiero Casagrande e Michela Lovison per averci portato nel mondo di Zannette. Grazie. Grazie. Grazie a te, grazie. E voi restate con noi se volete essere sempre in pole position. Buonasera e benvenuti a Pole Position, protagonista di questa puntata, la Novowood. E do il benvenuto all'amministratore delegato Andrea Pizzardi. Buonasera. Buonasera e bentrovati. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie, è un piacere averla qui. Parliamo di Novowood, la dice la stessa parola, nuovo, c'è qualcosa di nuovo nell'aria. Parliamo di un progetto che nasce nel 2002, volevo sapere perché naturalmente di cosa si occupa. Proprio così, nasce un progetto con un'ambizione, quella di creare dell'ossigeno per il progresso, un prodotto che sviluppa un concetto di volontà nel creare un'evoluzione del legno. È un progetto che nasce nel 2002, abbiamo quindi creato assieme alla collaborazione dell'Università di Ferrara, la Facoltà di Ingegneria dei Materiali, un prodotto che potesse avere i pregi del legno ma non i suoi difetti. E così abbiamo quindi recuperato materiali che erano destinati allo scarto, quali il legno e il polietilene, e abbiamo ottenuto un nuovo prodotto. Un prodotto che, come detto, non ha i difetti del legno, quindi non decolora e non ha bisogno di manutenzione, e ha un aspetto ecologico importante perché va a recuperare materiali quindi che hanno a cui diamo la possibilità di dare una seconda vita, ecco.
I campi di applicazione ovviamente sono tantissimi, se ci vuole magari fare qualche esempio. Sì, inizialmente il progetto era nato con un'idea di andare a utilizzare questo materiale al posto di pavimentazioni in legno che venivano utilizzate nelle banchine dei porti turistici. Okay. E quindi l'idea era quella di evitare l'abbattimento degli alberi per poi calpestarli. Questo è, l'aspetto interessante. E da quel punto di partenza poi abbiamo deciso di sviluppare l'ambito applicativo in tutta la parte edilizia, quindi sia nelle pavimentazioni dell'ambito residenziale e commerciale, ma successivamente anche quindi nel verticale, quindi rivestimenti di parete, frangisole, frangivista. E questo corrisponde anche con i punti di forza dell'azienda, perché sulla richiesta dei vostri clienti voi customizzate quello che poi desiderano. Esatto, è proprio così. Nel tempo l'azienda si è evoluta molto, naturalmente dal singolo e dal solo progetto iniziale abbiamo sviluppato i settori all'interno dell'azienda, abbiamo comprato linee di estrusione, questo è un prodotto che viene estruso a caldo e oggi noi customizziamo il prodotto fino a con una progettazione iniziale e fino a rendere proprio il progetto esecutivo realizzato e applicato su richiesta del cliente. E vi siete espansi perché lavorate in 30 paesi nel mondo, insomma, quindi questo è sicuramente sinonimo di vittoria, insomma, per la vostra azienda. E proprio per questo volevo chiederla, ma naturalmente dalle premesse ci sono tutti, se voi siete naturalmente un'azienda ad economia, come che si dice, circolare. No? Lo è a tutti gli effetti. Perché... Esatto, rientriamo assolutamente nell'economia circolare, prendendo i prodotti di materie prime e seconde, quindi il legno e la plastica. Oggi è un problema molto importante il riuso delle plastiche che vengono appunto immesse nel mercato. Noi andiamo a recuperare queste plastiche, le andiamo a inserire nel processo produttivo e andiamo quindi a donare al prodotto una vita dove effettivamente non ce l'avrebbe. Questo per le materie prime. Alla fine del suo ciclo di vita il materiale può essere riestruso, quindi ripreso dall'azienda e rigenerato nuovamente per circa 20 volte e questo proprio rientra appieno, ci fa rientrare appieno nella circular economy. Un'altra cosa magari a sottolineare è che questo tipo di prodotto non ha bisogno di manutenzione, il che non è una cosa indifferente, direi. È quello che ci ha aperto il mercato. L'idea iniziale poteva essere questa, effettivamente l'abbiamo realizzata, avere un prodotto che ha le somiglianze del legno, il tatto caldo, non freddo, quindi proprio esattamente come il legno, ma avere un prodotto che non necessita di manutenzione ci ha permesso di aprire effettivamente il mercato al nostro successo. Siamo giunti quasi alla conclusione della nostra chiacchierata e volevo fare appunto diciamo, se vogliamo andare oltre gli orizzonti per il futuro, che cosa c'è? E questo è solo l'inizio, siamo appena alla partenza di questo progetto, gli ambiti applicativi sono praticamente infiniti, oggi ne abbiamo scoperti solo alcuni, ovunque dove sia utilizzato il legno come materiale di rivestimento può essere sostituito nel futuro da Novowood. Siamo stati molto ricercati anche da centri di ricerca ma anche dalle istituzioni dove abbiamo ricevuto molte premialità, tra cui il premio Innovazione Amica già nel 2010 istituito dalla Regione Lombardia, e premio di innovatori responsabili nel 2020 Regione Emilia-Romagna. È sicuramente un prodotto interessante che cavalca oggi l'onda senza volere di quello che è la sostenibilità dei nuovi materiali. Abbiamo ottenuto una certificazione Remade in Italy, oggi siamo l'unica azienda in Italia e quindi anche al mondo ad avere una certificazione di tracciabilità delle materie prime, di Made in Italy del materiale e di utilizzo del prodotto da materiale riciclato. Io ringrazio Andrea Pizzardi, amministratore delegato di Novowood, per essere stato qui con noi. È stato un piacere mio, davvero. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera.
E per quanto riguarda noi, vi do l'appuntamento alla prossima intervista. Non mancate.